La festa di oggi e la parola di Dio che abbiamo ascoltato penso ci possa offrire due spunti per la nostra riflessione, per la nostra preghiera. Anzitutto la festa di oggi, la festa di tutti i santi. Noi siamo una società che si è autotagliata, potremmo dire così, gli orizzonti grandi. Abbiamo orizzonti piccoli, abbiamo delle prospettive, non soltanto perché c'è un momento di crisi economica, ma c'è una crisi anche ideale, abbiamo delle prospettive limitate. Si teorizza anche il dire, beh, tanto la nostra vita è quella che è, cerchiamo di viverla in qualche modo e poi pazienza, finiremo. Anzi, ho visto anche recentemente della pubblicità, per esempio, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri nella natura, torniamo a essere parte della natura, così come tanta altra polvere che c'è in giro, siamo in giro anche noi, è tutto lì. Ecco, abbiamo tagliato gli orizzonti. La festa di oggi invece ci dice che i nostri orizzonti sono grandi e che in particolare anche il nostro orizzonte di Chiesa non può limitarsi all'attuale comunità dei credenti, ma si apre al cielo, si apre a chi ci ha preceduto su questa terra, a chi è stato fedele al Signore, al suo Vangelo, a chi l'ha vissuto ed ora è nella gloria del Signore. E questo essere nella gloria vuol dire non essere al cimitero, ma essere nella gloria, essere vivi con il Signore ed essere in profonda comunione con noi. Ho detto più volte, presentando l'altro mese la lettera pastorale di quest'anno, che ci fa riflettere sulla prima comunità cristiana, che Pietro, Paolo, Barnaba, Timoteo, Tito, Febe, Aquila, Priscilla, Lidia, eccetera, tutti quei personaggi di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli e il Nuovo Testamento, non sono personaggi della storia, non sono semplicemente persone di cui c'è qualche reliquia in qualche chiesa o in qualche cimitero, ma sono persone vive, con cui noi siamo e dobbiamo essere in relazione. Dobbiamo chiedere a loro come essere comunità cristiana, perché siamo in comunione con loro. E questo è un dato di fede che professiamo nel credo, ma che spesso dimentichiamo. E siamo in comunione con loro e la loro comunione con noi è una comunione vera, vivace, attiva. Sarebbe strano, no, che andare in paradiso ci rendesse persone grigie, uguali, uniformi, insignificanti. In realtà il paradiso, la comunione col Signore, non fa che potenziare quello che abbiamo vissuto su questa terra, compreso i nostri ideali, compreso i nostri affetti, compreso quello che ci sta a cuore. Se a Pietro è stata a cuore la comunità di Gerusalemme, la Chiesa, ancora oggi gli sta a cuore, ancora di più. Se a Paolo è stato a cuore la missione, l'evangelizzazione, ancora oggi gli sta a cuore, ancora di più, e così via. E in particolare, anche per esempio i nostri santi patroni, dobbiamo sentire come persone non qualunque, no? Possiamo dire che se i patroni sono della nostra città, Ilario e Taziano, loro ci vogliono più bene che non, che so io, quelli di Torino piuttosto che quelli di Napoli o di Roma. Ma non perché vogliono fare differenze, evidentemente, ma perché appunto le persone che hanno vissuto degli ideali, hanno vissuto un amore, una vicinanza col Signore, adesso ce l'hanno in maniera ancora, potremmo dire, estremamente aperta, ancora con una potenza ancora più infinita. E tra l'altro questo vale anche per i nostri cari defunti che ci hanno voluto bene, andando in paradiso non smettono di volerci bene, anzi, si potenzia all'infinito, potremmo dire, nell'amore del Signore, il loro amore per noi. Ecco, questo allora, sentirci Chiesa come una Chiesa che non è solo negli orizzonti di questa terra, ma vive questa pienezza di comunione con il Signore e con tutti quelli che ci hanno preceduto, ma una comunione vera. I santi non sono dei dipinti, non sono delle statue, sono persone vere che ci stanno amando, che hanno a cuore la Chiesa, che hanno a cuore la nostra comunità, che hanno a cuore ciascuno di noi. Ed è bello ed è giusto sentire forte questa loro vicinanza, e questo spiega anche la loro intercessione. Ma poi c'è un secondo pensiero che ricavo dalla parola di Dio di oggi, ed è una,
pensiero che è molto importante perché ci spinge un po' a cambiare la nostra mentalità. Mi spiego, di fronte per esempio al brano di Vangelo della Beatitudine verrebbe spontaneo dire: il Signore dice beati i poveri, beati gli afflitti, perseguitati, gli operatori di pace. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere poveri, dobbiamo essere afflitti, operatori di pace, misericordiosi e così via. In realtà il Signore non dice dovete essere, ma dice beati, siete beati. E così pure la seconda lettura non ci ha detto dovete diventare figli di Dio, ma siamo figli di Dio. E quello che saremo, ancora più bello, non è ancora stato rivelato, ma saremo simili a Lui. Non dobbiamo diventare. E anche quella moltitudine immensa di cui parla il libro dell'Apocalisse è una realtà, che è un dono del Signore. Ecco, dicevo, la conversione che dobbiamo fare è questa: pensare che la salvezza non è una nostra conquista. Non dobbiamo, anche se una volta si diceva così, non dobbiamo meritare il paradiso. Il paradiso l'abbiamo già meritato, casomai possiamo perderlo. Noi siamo già figli di Dio, casomai possiamo rifiutare di esserlo. Ma non dobbiamo convincere il Signore di amarci. Dobbiamo convincerci che il Signore ci ama, questo sì. E questo mi sembra molto importante. E dobbiamo cambiare rispetto al passato questa mentalità. Non dobbiamo fare delle opere buone per guadagnarci il paradiso. Dobbiamo fare delle opere buone per dimostrare che siamo figli di Dio. Dovrebbe essere spontaneo fare delle opere buone perché il Signore è con noi, perché è il suo Spirito che ci guida. Ecco, vedete, questo cambia davvero il modo di pensarci come cristiani. Appunto, non dobbiamo guadagnare il paradiso, casomai non dobbiamo perderlo, non dobbiamo buttarlo via. Il dono è già stato fatto, è da accogliere, non dobbiamo conquistare un dono. Noi siamo figli di Dio e quindi siamo beati. Beati anche in situazioni magari difficili come quelle dei poveri, degli afflitti, dei sofferenti, dei perseguitati. Ma cosa importa? Lì comunque il Signore ci vuol bene. Ecco, allora capite che è una mentalità davvero diversa che la dobbiamo avere. Ed avere questa grande gioia, dire il Signore ci ha salvati. Certo ci lascia liberi e non ci butta addosso la salvezza. Purtroppo abbiamo persino la possibilità di dirgli di no. Ma non dobbiamo, in certo senso, dirgli di sì, dobbiamo dirgli accogliere casomai quello che lui ci dà. Ma siamo già figli di Dio, siamo già beati, siamo già santi. E tanto è vero, lo sappiamo proprio nei primi secoli, già dal Nuovo Testamento, quando Paolo per esempio scrive le sue lettere, salutatemi i santi che sono nella chiesa di Corinto, nella chiesa di Roma, nella chiesa di Efeso, i santi, che non erano quelli già in paradiso, erano le persone. I cristiani sono santi. Ecco, allora chiediamo al Signore, continuando questa Eucaristia, che ci aiuti in questo, anzitutto appunto ad aprire i nostri orizzonti a questa pienezza, a questa bellezza di comunione. Non siamo soli, c'è tutta la moltitudine dei santi che pensa a noi, che ci vuol bene, che ci sta accompagnando nel nostro cammino cristiano. E la seconda cosa, noi siamo già santi. E dobbiamo chiedere la grazia al Signore di non perdere, di non dire di no a questa santità, a questo essere Suoi figli.